Renato Esposito, responsabile antipirateria dell'Associazione Italiana Editori. Renato, ci dai un attimo il polso della situazione del fenomeno pirateria sui contenuti digitali in Italia, nel nostro paese? Hai qualche caso eclatante da sottolineare? Sì, diciamo che in Italia abbiamo in questo momento un'offerta legale di libri elettronici che ammonta a circa 20.000 titoli. Di questi circa tre quarti sono disponibili in formato pirata. Dal punto di vista delle azioni che abbiamo intrapreso, questa volta a livello internazionale, in collaborazione con altre associazioni di editori e con editori singoli, posso citare il caso di Library.nu, che era una piattaforma stabilita in Irlanda con server in Ucraina, sparsa per tutto il mondo per questi aspetti tecnologici, che ospitava circa 400.000 file, di cui circa 4-5.000 italiani, e abbiamo recentemente ottenuto la chiusura di questo sito e del cyberblocker che operava in stretto collegamento con questo sito.